Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video. Oggi siamo con il nostro carissimo Hunter che piano piano sta prendendo un po' forma, visto che ce l'hanno dato completamente full verde, e io in questi giorni mi sto un po' attivando per portarlo su dei time level. Come potete vedere siamo già a 901, che come i time level ovviamente è una merda, però ho già fatto tantissimi cambiamenti, come per esempio che ho cambiato la spec e in questo momento sono Beastmaster, come potete vedere qua, e ovviamente ho già cambiato l'arma, ho sbloccato tutte e tre le armi perché niente, c'è la solita campagnetta minuscola ridicola che vabbè avrete visto già penso miliardi di volte. Questa era l'arma da marksmanship, ce l'ho fatta a dirlo. Ho preso anche quella da survival perché visto mai che magari più in là vogliamo provarla. Però per adesso ho visto che l'Hunter Beastmastery è veramente forte. Veramente veramente forte. Perché nonostante io abbia un item level veramente ridicolo, riesco a fare abbastanza DPS, molto di più rispetto magari a quando ero col paladino stadium level, per esempio. Vi faccio un rapido sunto di quello che ho preso in questi giorni. Allora, quello dove c'è scritto Relinquished, praticamente li ho presi tramite l'Argunite, questi qua, dal vendor là sotto. Quindi questo l'ho preso tramite l'Argunite. Questo non me lo ricordo, penso Warquest. Questo me l'hanno dato, non lo so, su un forziere di questi qua, tipo delle reputazioni. Questo l'ho comprato perché serve la reputazione, l'Army of the Light Honored. Questo l'ho preso sull'Argunite, droppato su un barco di quelli grossi, Greater Rift. Warquest, sempre l'Argunite. Warquest, un cazzo. Questo qua l'ho preso tramite una quest che ti danno praticamente quando fai il 110, che devi fare praticamente Argus, anche Raid Finder. L'ho fatto Raid Finder perché tanto più in alto non posso farlo perché sono troppo scarso. E ti danno sto ring che fondamentalmente sì, è leggendario, ma l'effetto è veramente una merda. E i trinket i trinket siamo in alto mare, proprio uno schifo cosmico. Poi avevo droppato ste reliquie, sono queste a decente perché l'ho preso l'Argunite, il resto fa schifo al cazzo perché l'ho preso con le War Quest. Però siamo a 932, sì, 932 l'arma e basta. Però volevo registrare oggi perché praticamente voglio fare tutti i rift, sia quello grande, cioè questo, che c'ho anche la quest, e tutti gli altri tre piccoli, e vedere magari se riusciamo a equiparci un attimo anche. Ve lo faccio vedere a voi appunto quello che faccio. Attualmente ancora non sto facendo raid perché magari posso fare raid finder, però se metto magari a farmare appunto questi rift più l'Argunite eccetera, riesco ad arrivare a 910, 912 nel level, magari avendo culo troppo pure un leggendario, che è una cosa ovviamente che non spero di fare prima di 846 anni di farm, visto il mio culo sfondato. Magari dopo riesco ad andare direttamente in raid normal, sai, non sarebbe così sbagliato. Adesso andiamo a fare un Greater Rift, vediamo se ci va bene, ma non ci credo manco per cazzo. Allora, troviamo un party fast. Ah no, aspetta, mi sa che già lo stanno facendo, c'è gente qua, c'è gente, perfetto. Già lo stanno facendo, spettacolo, 72%. Ma nel frattempo che picchiamo sto boss, comunque questi giorni mi sono messo anche a farmare pet, diciamo, ci ho provato. Perché è una cosa praticamente molto molto noiosa, cioè perde tempo eccetera, perché gli sta lì a fare una sorta di ronda infinita, fino a che non, se c'hai culo e non, se non te lo frega qualcun altro, te spawna sto maledetto pet. Io l'altro giorno ho farmato per una specie di lupo elettrico che secondo me è veramente figo. Si chiama Skull, magari qualche Hunter lo conosce. Ma ce ne sono anche tantissimi altri che sicuramente alcuni di voi conosceranno meglio di me. Però sta di fatto che ci vuole un sacco di tempo. Un momento di schioppo. No! Porca troia, sto a dormire. E comunque in questo equip di merda riesco a fare boh, tipo 650k DPS, che per questo item level, avendoci verdi addosso, è anche troppo. Ma questo appunto tutto grazie ai pet, perché da marksmanship facevo tipo 430k, 450k, che è una merda apocalittica. E vediamo il culo, bello bello. Non abbiamo droppato una madonna di niente, quindi solo artifact power infinito e finisce lì la storia. Come da programma, d'altronde, come da programma. Ah, si è dato anche la trasmorificata, ma fa schifo, cioè non è niente di particolare. È perché con l'Hunter non c'ho tante skin, purtroppo, perché avendo giocato sempre personaggi plate, c'ho tutta roba plate.
Allora, quello più importante lo siamo giocato. Ok ragazzi, siamo praticamente al giorno dopo, perché ieri ho avuto un problema improvviso, niente grave, però ho dovuto staccare immediatamente il gioco e uscire. Quindi oggi andiamo a finire quello che abbiamo iniziato ieri, anche l'inquadratura è diversa se non sbaglio, però oggi è il sole, quindi ho sfruttato un po' questa angolazione per avere un'illuminazione un po' più decente. Già iniziamo male, eh? Allora, se non sbaglio ci rimangono da fare due invece un point che possiamo vedere là a destra, infatti. Quindi andiamo a fare sicuramente questo qua, che è molto vicino al teleport, così ci risparmiamo lo slalom tra i mob degli Argus di merda. Nel prossimo episodio voglio sicuramente portarvi un pet nuovo, un qualcosa che riguardi un po' più l'under, piuttosto che farvi vedere che sto qui magari a migliorare l'equip eccetera, perché sì, è una cosa che sicuramente devo fare, ma mi piace portare magari contenuti un po' più particolari. Allora, questo si chiama Aurinor, quello più numeroso. Questo Signap invita, ciao. Bene, sono già allo stage 2, perfetto. Anzi, stage 3 ormai, visto che è arrivato già il coglione gigantesco, mi sa. Il mega coglione, un coglione, sì. Eccolo qua, il mega coglione. Facciamo i nostri dannetti. Loot ovviamente insignificante come al solito, non sia mai che droppiamo un qualcosa di più carino. Manco per il cazzo. Vabbè, qui sta succedendo di tutto, levatevi dai coglioni, eh? Prossimo portale sicuramente questo, visto che è più accessibile. Quell'altro invece è in culo al mondo e devo fare sicuramente slalom tra un miliardo di mob e non c'ho voglia. Vedere anche qui lo slalom tra i mob non scherza, visto che comunque veramente sto territorio è troppo popolato da mob del cazzo. Cioè, guardate i mob qui, ma che è? Ho capito che sta vicino al portale, però, cazzo. Allora, questo invece si chiama Ball Val. Qua, questo più numeroso. Aspettiamo che il server cambi, perché ovviamente deve fare la solita scenetta tipo questa, esatto. Ok, ci hanno dato un po' di reputazione che alla fine io ormai non ci faccio più un cazzo, come ho già detto. Drop insulsi, libiamo il party, non è vero, non aspettate a libare i party quando fate questa cosa, perché vi ritrovate miliardi di mob addosso, perché vi riporta nel vostro server, tra virgolette. Allora, visto che per completare questa missione qua ci mancano solo esclusivamente due pristine cazzi lì, teoricamente se noi ammazziamo uno dei tanti elite in giro, un minimo dovrebbero dare, insomma, dai, avete capito. Ultra spastico stamattina, proprio di solito sono spastico, ma stamattina ultra spastico. Che praticamente ho finito colazione, ho acchittato tutto qui per registrare e ho iniziato, quindi non avevo detto mezza parola prima adesso. Allora, il mega coglione è quello laggiù. Noi, siccome siamo fieri, non aspettiamo un cazzo, visto che abbiamo i pet, li sfruttiamo. Mega super raggio della morte, antica maledetta oscura. E infatti eccole qua i nostri 6 pezzettini. E adesso possiamo tornare a casetta nella Vindicar e consegnare un paio di queste. E molto probabilmente riusciamo a prendere anche un pezzettino nuovo con la Villed Argunite. Allora, eccoci qua. Vediamo un po' se riusciamo a prenderci questo pezzo. Qui ce ne sono 300 di qua. 200, perfetto. Quando stiamo? 750, perfetto. Un pezzettino ce lo schiaffiamo instant. Che poi tra l'altro quando arriviamo a 300 di questi possiamo shopparci direttamente un leggendario, eh? Allora, adesso quale verde togliamo? Direi un trinket. Assolutamente sì, un trinket del cazzo lo togliamo. Quindi prendiamo il trinket. Se lo trovo, trinket era il primo all'inizio, è proprio orbo. Attenzione, la merda cosmica. Non è una merda cosmica, ma non è nemmeno chissà che. Vabbè, dai, piano piano il nostro hunter inizia a prendere un minimo forma, ovviamente. Siamo ancora in item level abbastanza ridicolo, però vabbè, piano piano rispetto all'inizio. Allora, adesso facciamo un attimo un saltino qua nel nostro class hall, così che facciamo due o tre cosette al volo, metto a posto una cosa. E dopo vi metto a registrare, non vi spoilerò niente, metto a registrare un video su un gioco che avevo già detto e che comunque quelle poche persone che mi hanno dato risposta hanno detto sì, portalo, quindi io lo faccio, dopo vediamo che succede. Ok, dopo i soliti 2 mesi di caricamento siamo arrivati a Dalaran. Andiamo alla tizietta qua.
Ok, siamo arrivati un attimo qua al Classol. Completiamo giusto questa missioncina. Io vorrei fare questa, ma non c'ho l'item level giusto, infatti. Ma non se ne parla nemmeno lontanamente. Ci vorrà ancora un po'. Però all'inizio mi ricordavo che era un po' così una rottura di palle infinita per quanto riguarda i servitori. Se non sbaglio devo potenziare anche qua un paio di volte, forse? Sì, un paio di volte. Sono arrivato a livello 63. E ragazzi, per questo video vi saluto. Io intanto mi metto a registrare subito l'altro video che uscirà prossimamente, quindi mi raccomando, seguite il canale, mi raccomando. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre. Ciao a tutti ragazzi.